Lo voglio chiarire fin dall'inizio. A me Dragon Ball è sempre piaciuto, sono nato circa negli anni 90, quindi ho mangiato e rimangiato le VHS che registravo con spese assurde per guardare Cell, Majin Buu, Freezer, le saghe, quindi sono fan, fra virgolette. Il mio personaggio preferito è sicuramente Vegeta. E che spacca i culi, però è sempre secondo a Goku perché è il protagonista. Quindi lo dico subito: a me piace Dragon Ball, l'idea di Dragon Ball. L'ho anche apprezzato Super, per quanto alcune cose, ecco, c'è qualche piccolo problema, ma è figo. Dragon Ball è figo. Però ho notato che negli anni, da Majin Buu in poi, la comicità è diventata troppo preponderante e questo è uno dei problemi maggiori di Dragon Ball Super Hero. Ovvero che, ora poi ne parliamo, no spoiler, che tutte quelle dinamiche fighe, epiche, come Freezer contro Goku, sono rese alla comicità più assoluta. Oltre che a un ridondante citazionismo, che adesso ne parliamo, però comunque l'epicità io non la sento più. È tutto sulla comicità invece, sui personaggi, sulla famiglia allargata, un po' sì l'MCU, un po' si strizza l'occhio a Star Wars per certe dinamiche degli Stormtrooper. Ecco, si gioca un po' troppo su quello che è stato e poco sulle nuove storie. Non è un caso che sia del 2022 questo tipo di film, che è una sorta di remake, prequel, sequel, siamo su quella linea. E l'altro problema che mi ha colpito è che ormai in Dragon Ball non ci sono più veri nemici, veri villain. Da Majin Buu in poi, ripeto, c'è l'idea dell'antieroe. Sì, c'era anche prima, che chi poi combatte contro Goku, poi ne diventa amico, ma dopo molto tempo, dopo il sangue, dopo la violenza, dopo il dolore. E comunque i nemici più importanti non passavano dalla parte dei buoni. Qui il 98% delle persone che vedi diventano degli antieroi, tu li becchi alla prima occhiata, a meno che, ecco, tu non recuperi i cadaveri di 20 anni prima. Salve, sono Alcalinammer, benvenuti e iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale. Allora, no spoiler di cosa parla. È semplicemente che il Fiocco Rosso è tornato perché c'è un nipote del Dottor Gelo, quello vi ricordate, la saga di Cell. Qua c'è, in questo film ci sono 10.800 spiegoni per chiunque voglia vederlo anche senza il resto. Proprio assurdo, vabbè. E questo nipote, niente, ricrea degli automi e altre robe per affrontare Goku and Friends. Va bene? Nel trailer si dà tanta importanza a Gohan e a Piccolo, perché in effetti sì, sono loro. Per una volta hanno fatto una scelta giusta, nel senso che basta mettere al centro Goku e Vegeta, perché alla fine hanno rotto i coglioni. E quindi è importante. In favore di tutta una Goku Family, ecco, un po' alla Bat Family, ok? Comunque Gohan è al centro e c'è tanta comicità legata anche alle figure marginali, quali Pan e Piccolo soprattutto, però è un film su Gohan che riprende la figura che abbiamo di lui, uno che non c'ha voglia di lottare, tutto famiglia e studio, con gli occhiali, che fa le gag, quindi è un po', ma molto più di prima. È questo. Ok, e no spoiler vi dico che personalmente la CGI mi ha fatto cagare, ma non è un problema di questo film, è proprio la CGI quella finta. Non è neanche più disegnata, non ci sono più neanche più i disegni animati, è proprio CGI pura. Non mi piace, vabbè, comunque, cosa personale mia. La comicità è troppo invadente, non sento l'epicità anche perché i personaggi in gioco che dovrebbero essere i villain sono degli antieroi fin dalla prima scena. Non ci sono più gli adulti, ma i bambini. E se dispiace per il nipote del dottor Gelo, che è una macchietta, Pan è simpatica. Il rapporto Pan-Piccolo è davvero carino, simpatico ed è divertente. Altre volte si vuole fare ironia in modo facilone, sul culo di Bulma, per dire, o altre cose. Uno dice, vabbè. Però hanno lasciato fuori Goku e Vegeta. No,
ci sono, perché devono strizzare l'occhio, tanto citattonismo, tante spiegazioni. Ah, perché ti ricordi che in Super, ah, perché ti ricordi con suo Freezer, ah, è tutto così il film, ok? E non è dura 90 minuti, 20 minuti sono, ah, ma ti ricordi che, ok, anche il look dei nuovi avversari, e insomma, non è niente di nuovo sotto il sole. È quello che mi colpisce, che davvero si poteva fare di più, hanno voluto inserire anche Broly, ma poche scene, c'è la sorpresa finale, se vogliamo, che è l'unica cosa che un po' ti gasa, però è un riferimento al passato, e perde fascino per una ragione che non posso dirvi qua. E vabbè, questo non mi ha colpito tantissimo, non è brutto, non è bello, è una via di mezzo, una mediocrata. Il fan lo guarda, dice, ah, mi ricordo sta cosa qui, figata. Ecco, diciamo che in Super c'era tanta comicità ma tanta epicità. Qua è tutta comicità e ben poca epicità. È un problema. Non voglio fare la parte spoiler, dico che il personaggio finale, quello nascosto, quello che, mio Dio, è figo nel look, ma non c'è caratterizzazione dietro. È frutto di quello che era tanto tempo fa e buonasera. Non c'è altro, la solita dinamica. Loro lottano contro dei tizi che in realtà non sono davvero cattivi, quindi c'è il vero villain che alla fine... E nulla, e tutto si risolve con baci e abbracci. E niente, raga, che vedevo di... A voi è piaciuto tantissimo, spiegatemi perché qua sotto. Ciao!